stata per me una giornata fantastica. E naturalmente, non perché sia il mio onomastico, però è anche nel mio onomastico, ho ricevuto un meraviglioso regalo. No. Perché io lo so che voi state qua a Pavia, quindi non è che compriate, come è logico, no? A parte che non so quanti compri un giornale, però poi comprate un quotidiano romano che si chiama Il Tempo, anche a Roma non lo compro molto, ma stamattina molto presto, quando mi è capitato di leggere, prima che me lo segnalasse, l'intervista a Silvio Berlusconi sul Tempo, ragazzi, per me è stato il più bel regalo che potessi immaginare. Io non so se avete presente che cosa ha detto, no? Cioè lui, alla prima domanda di questa intervista, lui decide di dare tutta la prima risposta dedicata a me. Ma è passato Dio, un regalo di questo tipo, cioè una domanda. E la cosa fantastica, è che dice che mi fa questo appello di tutto cuore. Il cuore di Berlusconi. E in questo appello di tutto cuore dice che fare per fermare il declino, lui dice, i soldati si capisce, ma non ce la farà mai, però vabbè, che dica che non ce la farà mai, vabbè, però tutto quello che importa è quello che viene dopo il però. Però dice, quei voti che sono, dice lui, di moderati e liberati, quei voti mi sono sottratti, dice così, sottratti, quei voti rischiano di farmi perdere i Lombardi. Quindi io rivolgo il tuo cuore a te, Oscar Giannino, ritiri la sua lista. Voi non vi rendete conto, la stessa cosa l'aveva detto ieri a Borsoni, che in Lombardia è il candidato della stessa. E a me dispiace che non metterò mai un altro Borsoni sullo stesso piatto di Berlusconi. Berlusconi è uno che 18 anni fa come ha fatto oggi, ci torniamo tra un po'. Ma a Borsoni è una persona più bella, che conosco. Io gli ho detto, stai attento, non fare la foglia di fico del PD e del CGL, cioè tenta di mettere idee buone e di non farti imprigionare da un apparato che vuole semplicemente tenere le caselle del sistema di potere Fondigoni, cambiare i nomi e per il resto tenere tutto uguale, che sarebbe pure peggio, gli ho detto io. Fai vedere, eppure anche a Borsoni c'è un'intervista, questa forse l'avrete vista. Ha detto, fare per tornare il declino, oh! Quelli sono oggi puntati, il rischio di farci perdere. Allora ragazzi, se voi avevate fino a stamattina il dubbio della risposta da dare su questa commedia del voto utile, del voto inutile, eccetera, eccetera, non ho data io la risposta, non la diamo noi. Sono stati Berlusconi da una parte e il candidato della sinistra dall'altra a dire qual è la vera ragione per cui in poche settimane siamo già riusciti di fronte a loro a far dire a loro che è vero, siamo nati per farli perdere. Ma che io pensassi che loro che i soldi per i sondaggi ce l'hanno ed è già così evidente a loro a 3 settimane della campagna elettorale che in poche settimane stiamo piantando la bandiera di sconfiggere Berlusconi come ha sempre detto a casa sua, questa roba mi riempie di una gioia per cui urlerò tutte le volte che posso, grazie che me l'hai detto, voglio batterci. Noi stiamo crescendo con grande rilievo. È vero, ci battiamo soprattutto sulla rete, dove infatti hanno dovuto dire che siamo più presenti. È ovvio. Io non ce l'ho i soldi perché più in realtà di 6x3 come quelli di Casini. Non ce l'ho. L'avete visto? Difendo i deboli e la famiglia. Infatti ha candidato la cognata. Comunque la cognata può candidare. Comunque, non ce l'ho, ma intanto è già diventato evidente
come la chiarezza del programma, persino solo 24 ore, che non è insospettabile di essere mio amico, perché no. Gente con le quali non voglio, perché su un altro giornale sicuramente non avete letto il signor voglio la concorrenza sui treni ma non la voglio da nessun'altra parte, il signor Libera e Bella, quello che porta nella lista Monti il segno più grave di un nuovo conflitto di interesse di cui io non avvertivo minimamente bisogno nella vita pubblica italiana, perché basta quello di Berlusconi, il risolto per 18 anni e il risolto tutte le volte che la sinistra ha vinto, perché la sinistra in verità ha bisogno di Berlusconi dall'altra parte, come Berlusconi ha bisogno della sinistra, con una mano si picchiano e con l'altra si sorreggono, altrimenti facciamo la legge del conflitto di interesse e non era risolto. O pensate che si siano dimenticati quando hanno voluto farla. Eppure c'è qualcosa di più grave, anche Monti porta e moltiplica conflitti di interesse nel Parlamento, che viene. Questa roba a me non piace, perché il primo conflitto di interesse che porta è l'orma evidente, sempre più macroscopica, della Fiat di Marchionne, per cui Obama l'ha chiamato e ha detto: caro Monti, qua la Fiat nel 2013 non ce la fa a comprarsi il 45% della Chrysler che resta nelle mani del sindacato, e siccome i repubblicani e il sindacato americano mi rompono le palle su questo, tu vedi di prendere tanti voti, così la difendi, la Fiat in Italia e mi eviti il pasticcio. Ecco perché le loro belle liste, la selezione della società civile è stata affidata al presidente della Ferrari. Ecco perché candidano così tanti fornitori di Fiat e Ferrari. Ecco perché candidano in Liguria un altro fondatore, primo editore della rete commerciale televisiva Ligure. Ecco perché candidano Bombassei, che ha perso in Confindustria perché rappresentava la Fiat da presidente, e che verrà invece eletto perché anche socio di NTV, altro conflitto di interesse. La società concorrente di Trenitalia nell'alta velocità, guardate quanto è nuova la lista della società civile di Monti, c'è scritto conflitto di interesse dovunque, c'era bisogno di questo? Io dico di no, eppure questo è uno dei motivi per i quali ovviamente sono ancora più stupito nel vedere quello che ogni giorno Monti dice, ormai. Perché guardate, io che lo conosco da tanti anni, Mario Monti è esattamente come vi è sembrato nell'anno di governo tecnico, freddo, rigoroso nel senso non del rigore dei provvedimenti, rigoroso se è politico, non molto portato per l'empatia, una roba che ti viene voglia se hai un amico cardiologo ti dice: scusa, mi presti il elettrocardiogramma, sentiamo se sono cuore qua dentro. È così, è davvero così. Ma voi avete visto che cosa è successo in queste ultime settimane? Ma che cosa gli hanno fatto? Gli hanno inoculato un virus transgenico, c'è una mutazione. Improvvisamente bacia i bambini. Io gliel'avevo detto quando lo incontrai, stai attento professore, perché se cambi e diventi un politico, cioè diventi come loro, cioè diventi uno che ogni giorno le spara grosse, guarda che tu ti sveglierai Berlusconi, perché Berlusconi della gara chi le spara più grosse, parte tutti, e infatti Berlusconi ha ripreso 7 punti da allora, chi è che l'ha risvegliato? Ma era il caso di vedere il professor Monti che, oh, Limu l'ha messa lui, dice Limu, io, no, io, Limu si ben strumentato, che è una vergogna assoluta. Se non avete visto Ballarò qualche sera fa, andatelo a scaricare, riguardatelo, perché quello è l'argomento da usare. A un certo punto Ingroia si mette a descrivere, diciamo, l'economia non è esattamente una delle sue materie, però detto questo, si avventura e descrive uno scenario nel quale in 45 secondi aveva più o meno numerato impegni pubblici per una 60 di miliardi di euro, perché di questo si trattava, anche lì assegna tutti, diritto di reddito di cittadinanza sempre, entriamo col capitale pubblico e tutte le imprese in difficoltà, boom, ma a un certo punto Floris gli dice: scusa, ma da dove li prendi tutti questi soldi? E lui gli risponde: ma che domanda, la lotta all'evasione fiscale, vabbè, la lotta all'evasione fiscale. Dice: ma fatta come? Dice Floris. Ah no, non è il governo, sarebbe una svolta. Dice: cioè, insomma, tutti questi patrimoni che ci sono in Italia, tutti questi patrimoni, si aprono tanti bei procedimenti e
Zac dice questa cosa, io istintivamente quando Zac Zac li sequestriamo, li sequestriamo e gli diamo 2 anni a questi che presumono di essere i legittimi titolari per dimostrare loro a noi se davvero ne sono legittimi titolari. E intanto questi soldi si usano. Allora, Loris stesso. Ha un mezzo passo indietro e senza incalzare, così, sa mai che... Poi quello vince, sa mai che... Cioè, ma non ne sembra un po' troppo? Perché ingroia, alza lo sguardo per fastidio, e poi un fulmine gli attraversa lo sguardo, capisce al volo, sì, non è stato abbastanza duro, ed equivocando risponde: hai ragione, 2 anni sono troppi, meno, meno. Allora, questo non è che è il nuovo, questo è il vecchio inquisitore. Io se mi devo far processare scelgo il cardinale Bellarmino, quello che condanna Galileo, ma il paragone è assolutamente un garantista, sapete bene. Intanto sequestriamo, poi fammi vedere, se no io intanto spendo. Io sarei proiettato tutte le volte questa roba. Grog ha detto questo, cioè, beh, come ovvio. No, il vero problema, come ovvio, è l'unica vera altra formazione che ha candidati solo dalla società civile che non sono indagati. Inciso, avete visto Bonsoli come ha rapidamente cambiato idea sugli indagati? No, perché lui aveva preso tutti quanti, anche lui non indagati, adesso siccome gli è arrivata la raffica di questa vergogna, perché il consiglio regionale lombardo, che forse dovesse chiudere la sua esperienza anzitempo con il record di indagini aperte, con il record dei consiglieri indagati rispetto a tutta Italia, è una vergogna che i lombardi non meritavano, compresa questa roba in cui sono dietro tutti dell'utilizzo di soldi per metterseli in tasca, per comprare da Nutella al pesce all'Aragosta, ci sono tutti, da Di Pietro al PD eccetera, quindi anche il signor Amosoli adesso ha gli indagati, i candidati, ha cambiato automaticamente idea, ha detto aspettiamo di tutto il giudiziario, bravo, mi complimento, bravo, mi complimento. C'è un'unica sola forza che infatti le società civili hanno indagato, ed è esattamente e Grillo, che loro davano per morto, sta puntualmente riprendendo punti, perché ci sono anche tutti. Quello è un argomento serio. Ma voi state sentendo che cosa dice Grillo? Anche lui assegna i 1.000 euro a tutti, andiamo in pensione a 60 anni, nazionalizziamo tutte le banche, un'unica banca di Stato con il capo dello Stato alla testa, che con Giorgio Napolitano significa MPS, l'unica banca italiana. Abbiamo i sindacati, che vuol dire, però non va bene. Allora, io mi sono tirato fuori il programma di San Sepolcro. C'è scritto uno Stato forte, le banche tutte pubbliche, il massimo dei sussidi per del lavoro, la differenza è che lì c'è una grande banca tutta pubblica con la testa il capo del governo, il capo invece del capo dello Stato, ma non cambia molto, perché all'epoca c'era il re, quindi per quello non poteva essere lui, abolire i sindacati, il programma è San Sepolcro, quello con cui si fondano i fasci da combattimento, il partito nazionale fascista, Benito Mussolini. Allora, un po' bisogna far ritornare con i piedi per terra i nostri amici che hanno questo dubbio, anche perché se non basta questo, allora è l'esempio del sindaco di Parma da usare. Ha vinto, giustamente, dopo che c'era un sindaco che rubava Mignani al centrodestra, e ha vinto dicendo l'inceneritore, mai! Adesso ha fatto il sindaco e l'inceneritore si fa. Noi sicuramente ci dobbiamo scatenare sulle stupidaggini che dice, perché sono stupidaggini al di là del bene e del male. Io capisco tutto. Però questa roba manda l'Italia in ginocchio ancora di più.